Buonasera. Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio, come stai? Io bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere. Grazie per aver accettato questa mia diretta. No, grazie. Ti ho spiegato un pochino questa roba. Mi vedi? Sento. Sì, ora sì, c'è stato un momento di difficoltà. Okay. Dicevo, grazie per aver fatto questa richiesta, è un piacere, un onore, anzi direi, averti ospite. Grazie, molto gentile. Lo faccio volentieri perché in questo periodo la gente ha bisogno di compagnia e poi soprattutto di sentire delle cose che non siano le solite, i soliti decreti o i soliti notizie, quindi noi cerchiamo di dire delle cose vere, che sono quelle della strada, che sono le sensazioni del pubblico, della gente, e non le impartizioni che ci danno dal governo. Esatto. Però è anche raccontare un po' la tua carriera, la brillante carriera da sempre. E quindi partirei subito. Tu ti stai dedicandoti a studiare qui. Sui 14 anni impari a cantare e cucinare, con il cantante che attore. E già, perché tu recidi anche con un Gassman. Come mai lasci fare anche l'attore? No, innanzitutto io nasco in campagna, a Cuneo, nelle campagne piemontesi, e mio padre mi voleva contadino, ovviamente. Io invece, già sin da piccolo, ma piccolo, intendo 4-5 anni, non volevo andare al pascolo, non volevo andare nei campi, e quindi ero un ribelle. E mio padre era disperato perché vedeva questo ragazzino che proprio non gli andava giù questa professione del contadino. E avevo dalla parte mia madre, alla quale confidavo che io avevo dei sogni, che erano fare un giorno leggere dei libri, viaggiare, oppure studiare danza, piuttosto che le arti in generale, non sapevo bene che cosa. E mia madre era molto complice con me, mio padre ovviamente, il suo epiteto quotidiano era pelandrone, quindi ho fatto difficoltà, non poco, però poi ho cominciato veramente a ritagliarmi degli spazi miei, nel senso che ho capito che le bugie in casa, la verità in casa non serviva perché fa rumore. Non si dice. E allora contavo delle bugie di tipo, vado in città perché c'è un incontro, così, e invece andavo per lavorare in una tipografia piuttosto che lavorare in una vetrina, a fare delle cose che avevo imparato a fare. Poi ho fatto appunto una sartoria per molti anni, facevo le riparazioni, poi il liceo artistico, tutto questo sempre di nascosto a papà. Naturalmente poi il teatro, mi sono con una mia amica abbiamo fatto lo stabile di Torino, quindi la scuola a Torino, sempre dicendo che noi andavamo la sera a lavorare per qualcosa, quindi sempre bugie su bugie, e poi finalmente lo spettacolo arrivava, diciamo, era gestito dal teatro dello Stabile di Torino, però ci mandavano un regista, noi facevamo il decentramento piemontese, però ognuno di noi aveva un lavoro, io ormai il contadino l'avevo abbandonato da piccolo perché non l'ho mai fatto, e quindi lavoravo in un negozio di una boutique, e ognuno di noi faceva il doppio mestiere, quindi l'attore giovane nel mio caso, e poi facevo i costumi. Poi da lì abbiamo fatto 5 anni di cooperativo, qualcuno mi ha detto, che poi era l'assessore alla cultura di Cuneo, nonché l'avvocato di mio padre, mi ha detto, ma perché non provi la carriera del professionista, perché sei bravo? Io ho detto, vabbè, però non era esattamente quello che era nella mia mente, perché c'è un episodio precedente. A 8 anni io sono andato ad una cresima di una cuginetta e ho incontrato una zia. Questa zia mi ha... una vecchia zia che non conosco, che forse avevo visto una volta, ma sei parente alla lontana, che mi dà un buffetto sulle guance, e io già mi sentivo un uomo viaggiatore, perché avevo già preso un treno, che un buffetto sulle guance era veramente offensivo, e mi dice, ma allora Alviero cosa farai nella vita? Cosa si chiede a tutti i bambini, no?
E io che rispondevo sempre, farò l'astronauta piuttosto che piloterò gli aerei, piuttosto che guiderò i treni, era tutto sul viaggio. Quel giorno ho risposto, non lo so. Dice, come non lo sai, lo sanno tutti i bambini. Beh, io non lo so, possibile che tu non lo sappia? Vabbè, lo so. So che farò qualcosa che non ha mai fatto nessuno, qualcosa di unico. E lei mi dice, come siamo presuntuosi. E cosa sarebbe questo qualcosa di unico che non ha mai fatto nessuno? E io ho incrociato le braccia e ho detto, beh, se lo sapessi l'avrei già fatto, no? Lei se n'è andata dicendo, presuntuoso. E vabbè, però in quel momento io mi sono messo in un angolo e mi sono reso conto che avevo preso un impegno con me stesso, che qualcosa che quel qualcosa che avrei fatto nella vita doveva essere unico. Quindi cominciai a sperimentare tanti lavori e più ne facevo, più mi accorgevo che mi piaceva lavorare, mi piaceva scoprire mondi nuovi, diversi dalla sartoria al teatro, dal vetrinismo alla moda, disegnavo una linea di camicerie, poi disegnavo, facevo le vignette per un giornale di Cuneo, poi avevo quando mi sono spostato a Roma lavoravo per la Mondadori e facevo dei fumetti oppure dei cartoline illustrate, poi facevo addirittura i set di... Quindi, di tutto. Quando ti dico 3.860 mestieri e poi non solo, quando ho fatto l'attore per 5 anni professionista, quindi andavo sui set, mi chiamavano, mi convocavano alle 6, io andavo alle 5 perché volevo vedere cosa succedeva prima, come montavano le luci, come montavano le scenografie, che cos'era il reparto costumi, perché tutto mi incuriosiva. Poi mi è capitato di fare una decina di film, una decina di cose di televisione e tantissima radio, molta televisione con Corrado e Meninchi, e poi ho cominciato con la pubblicità e la pubblicità è stata veramente la mia rivelazione, perché mi sono reso conto che in un giorno si doveva raccontare una storia, per cui grandi registi come Taviani piuttosto che Dall'Atri, ho lavorato tantissimo, ho fatto 50 spot pubblicitari in un anno, per cui ho detto, beh, forse ne ho fatti 3 con Barbara D'Urso, che lei faceva mia moglie, non era Barbara D'Urso, io non ero Alviero Martini, quindi eravamo 2 attori alla ricerca di fortuna. E poi avevo tutto un giro di amici che ci riunivamo tutte le sere al Pantheon, che erano tutti sconosciuti, si chiamavano Marisa Laurito, si chiamavano Tullio Solenghi, Anna Marchesini, Massimo Lopez, Massimo Ghini, insomma tutto un giro di amici che ci confidavamo, domani c'è questo provino, domani c'è quell'altro, e quindi andavamo a fare tutte queste cose. Poi io l'ultimo lavoro che ho fatto ero stato scritturato per il Teatro Sistina con Grinei e Giovannini per una commedia con Bramieri, già prima di partire non è che avessi molta voglia di farlo, perché volevo veramente trovare qualcosa di unico, perché mi ero reso conto che fare l'attore avevo delle caratteristiche, ma non ero certamente De Niro, per cui ero bravo, funzionavo, ma non era il mio habitat. E vabbè, faccio questa commedia con Bramieri. Finisce che c'è un incidente, quindi sospendiamo la tournée e io gli dico no, non lavoro più, chiamo i miei 3 agenti di cinema, pubblicità e teatro e gli dico non voglio più fare questo lavoro, e ovviamente tutti come adesso che abbiamo lavorato per te, insomma uno anzi mi dice no, tu adesso vai perché c'è Eriprando Visconti, che era il nipote di Visconti, che fa un film a 3 uomini, 3 maschi, tu sei uno dei 3 co-protagonisti, per cui adesso vai tu a spiegarlo perché mi hai rotto, insomma era un romanaccio, per cui mi ha insultato, mi ha detto di tutto. Io sono andato da Eriprando Visconti, gli ho detto guarda, io non voglio più fare questo lavoro perché non mi appartiene, e lì abbiamo cominciato a parlare, ma lei cosa vuole fare? Ma io vorrei disegnare perché il mio mondo è la moda, però non riesco mai a entrare perché tutte le volte c'è una distrazione. In realtà poi torno a casa e trovo una segreteria, un messaggio che mi dice Carlo, mio amico, dice, che aveva un negozio di arredamenti, dice so che tu sei bravissimo a fare le prospettive di interni, ora si fa tutto il computer, il rendering, allora si facevano le illustrazioni a mano. Dice ho uno sceicco arabo, dico ma quanto tempo mi porta via? Dice 3 mesi, vabbè 3 mesi ci sta.
e invece sono stati 3 anni, perché lo sceicco è stato talmente contento che siamo andati avanti per 3 anni a fare avanti e indietro, anzi mi ero trasferito a Doha e poi sono tornato in Italia. Mi è capitato ancora una volta l'arredamento e ho cominciato a dirigere un negozio a Roma e poi soprattutto a lavorare sui set fotografici a Milano per grandi aziende come la B&B, Minotti, eccetera, eccetera, dove io creavo il concept della vetrina, dell'allestimento. Poi ho fatto il Salone del Mobile almeno 5-6 edizioni. E poi sono andato a Mosca perché ho arredato l'ambasciata del Brasile a Mosca, ero a San Pietroburgo, sono andato a Mosca a trovare una mia amica, e ti parlo ancora degli anni 86-87, quando c'era ancora il regime, e c'era per la verità Gorbaciov che parlava di glasnost e perestroica, ma erano tutte cose per l'estero. E lì ho fatto, per fartela breve, ho preso un lavoro che nessuno voleva, che era ristrutturare un'ambasciata che era andata a fuoco 50 anni prima. E insomma il ministero del brasiliano ha tirato fuori 2 miliardi di lire all'epoca, e sono stato 2 anni a Mosca a rifare questo lavoro. Quindi ancora una volta non era, ero molto soddisfatto, guadagnavo bene, ma non era quello che volevo fare. Se non che a Mosca ho incontrato in una libreria una vecchia carta geografica che mi ha folgorato. L'ho presa, appunto, il tuo marchio di tutto il mondo. Sì, sono tornato e l'ho incollato. Ho fatto una vetrina con la borsa, e poi da lì è nato tutto il discorso di la valigia. Io l'ho fatto investimenti su investimenti, ho fatto una piccola produzione di borsa valigia e sono andato a presentare in America alle giornaliste americane, perché quelle italiane non mi avrebbero preso in considerazione perché non ero nessuno, cosa che invece in America fanno di tutto per scoprire i talenti nuovi. E insomma è successo quello che è successo, il finimondo in America. Anne Marie Shiro del New York Times scrive: Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, Mr. Martini ha riscoperto il mondo. E da lì è partito, ordini da 3.000, 7.000 pezzi, poi 15.000, poi 20.000, insomma delle cose veramente incredibili per moltissimi anni. E da lì, come io abitavo ormai a New York, perché era il mio quartier generale, era lì, anche se avevo l'ufficio a Milano. E poi è cominciato il prodotto a vedersi in vari aeroporti nel mondo, fino a quando ho aperto una boutique a Saint-Tropez, e poi finalmente nel 1994 ho aperto in via Monte Napoleone. Poi nel 1996 abbiamo fatto nel 96 con Richard Gere come ospite, e di lì è stato veramente la popolarità più vistosa, ecco. Okay. Dopodiché tu mi senti bene? Ma no, intanto mi va via la voce, anzi c'è un cerchietto che dice che sei come sospeso, però ti sento. A me la stessa cosa. Sì, non so da chi. No, dipende dal fatto che sono milioni di persone collegate in internet, per cui è chiaro che tutte le dirette, sono anche quelle che faccio io la sera, dobbiamo però insomma, se mi senti andiamo avanti. Sì. Ecco, nel 2005 ho venduto quel marchio, ho lasciato quel marchio perché volevo fare un percorso nuovo, e il percorso nuovo si chiama AL, ed ho sostituito le carte geografiche con tutti i timbri dei miei passaporti, perché nel frattempo avevo realizzato il mio vero sogno, che era quello di viaggiare. E a tutt'oggi ho visitato 96 paesi nel mondo, su 140, quindi me ne mancano un bel po', però devo dire che ho fatto dei bei viaggi, molti ripetuti nello stesso posto, perché andavo tutte le settimane a New York, quindi lo considero un paese solo, quindi non è che ho bleffato dicendo ho fatto 100 viaggi a New York e quindi ho aggiunto, era sempre solo un paese. Però devo dire che ho cominciato con questa storia dei timbri di passaporti, che piace moltissimo, perché ho scoperto che il 94% della gente colleziona timbri di passaporti, perché l'emozione che hai con
quando senti quel tampone che ti mette il timbro è quella di aver conquistato un nuovo territorio, una nuova frontiera. E per un viaggiatore, e io addirittura certe volte, se non me lo fanno bene, torno indietro e gli chiedo se lo ripetono o se lo mettono sopra. Allora vedi il doganiere che si mette lì e studia di collocarlo esattamente con più inchiostro, perché sai, spesso fanno così e quindi veloci non li sono un po' sbiaditi. E quindi c'è questa mania proprio dell'ossessione del viaggio, che è una sindrome, non è una malattia, ma una sindrome che si chiama la sindrome di Ulisse, che colpisce le persone come me che soffrono di stabilità, nel senso che se sei sempre nello stesso posto hai bisogno di muoverti esattamente come faceva Ulisse. Quindi io sono ben felice di essere colpito da questa sindrome e quindi parto, vado, viaggio, aggiungo al viaggio un giorno, due di... che dice Pietro Sa? Morena, ciao, non sapevo di trovarti qui, ciao, come stai? Ciao a tutte le persone che stanno qui. Ciao a tutti, evidentemente, però siccome non sto vedendo bene, per cui... E quindi io devo fare un viaggio, tornare, la prima cosa che faccio è comprare un biglietto per il prossimo viaggio, perché sapere che ho già una partenza in corso mi rassicura. Adesso, stranamente... questa pandemia che ci ha costretti e obbligati a stare in casa, ho scoperto che oltre al viaggio c'è anche la sosta, e alla sosta ho dato un nome, si chiama Amare la vita, quindi è sempre ALV, Amare la vita, che fa parte anche di quel lavoro che faccio nel campo della beneficenza, nel senso che sostengo un'associazione di bambini abbandonati in India. L'associazione è a Venezia, si chiama Karen Share, careshare.it è il nostro sito, e abbiamo 2500 bambini abbandonati delle caste più basse, e quindi vado giù, il mio lavoro è qui, fare il fundraiser, quindi cerco soldi e negli anni d'oro, negli anni 90-2000 ho raccolto moltissimi soldi, oggi si fa molta più fatica, e poi oggi in particolare che c'è la pandemia anche là è veramente un disastro, infatti ci riuniamo tutti i giorni in videoconferenza per dire cosa facciamo, cosa non facciamo, e stiamo ad ascoltare che cosa succede, e ci sono delle emergenze continue, capisci? Però complimenti per questo, Piero. Grazie, no, ma è una cosa che ho imparato da mia madre. Ti lascio con questa ultima domanda. Dimmi. No, mia madre mi portava in giro a fare le punture ai vicini di casa, perché lei faceva la contadina ma era anche l'infermiera del paese, e quindi andavamo, e poi dice adesso andiamo dalla signora Luisa che è morto il marito e facciamo un po' di compagnia. In realtà faceva volontariato senza saperlo, ma era spontaneo, quindi io ho imparato da lei, ecco. Certo. Alvero, oggi è sempre più evidente che l'abito fa il monaco, nel senso che porta moltissimo l'immagine della comunicazione attraverso. Come viene considerata questa cosa? Secondo me l'abito non fa il monaco, perché se non sei monaco ti puoi mettere qualunque cosa, oppure ti puoi vestire da monaco, ma poi viene fuori la tua vera natura. Quindi l'abito non fa mai. Il costume fa qualcosa, nel senso che se ti devi esibire, stravolgere, vuoi colpire il pubblico, allora c'è bisogno di un costume da scena, però per esempio io ho un mio stile nel vestire, che è il mio abito da monaco, però è perfettamente aderente con quello che è il mio stile di viaggiatore, piuttosto che, e quindi l'abito non fa il monaco, e anzi tutti quelli che si travestono da monaco vengono sgamati molto presto, perché quello che passa alla fine è la verità, la sincerità, la semplicità e l'umiltà. Tutto il resto è musica, come dice la Lamborghini. Tutto il resto passa, per cui veramente la musica scompare, bravo. E quindi il personaggio scompare perché non è reale, quindi il monaco non... si può vestire come si vuole, ma devi essere monaco per essere monaco. Certo.
Alghero, grazie, è stata una chiacchierata molto piacevole, ma perché, ripeto, saranno i tutti però grazie a voi, grazie a tutti, saluto, spero di rifare presto, vedo che magari recuperiamo, prego, qualche domandina che oggi non sono riuscito a farti. Quando vuoi mi avverti, tanto abbiamo come i contatti. Saluto Rosamari, che vedo qui, che è una nostra fedele delle nostre dirette serali, per cui stasera alle 10 abbiamo Licia Nunez, che viene a raccontarci la sua avventura al Grande Fratello, e poi ci sarà un avvocato che invece ci racconta proprio di adozione a distanza. Quindi abbiamo sempre dei temi. Grazie Alfredo, ti saluto. Grazie a te. Ciao. Non ti vedo più, però io ti prometto che la rifaremo poi. Va bene, grazie, ciao. Grazie. Grazie a tutti, ragazzi. Mi senti? Mi senti? Purtroppo oggi è un casino, ragazzi, però rinviteremo presto il Piero Martini e faremo un'altra diretta, perché purtroppo oggi il segnale è stato un po' pazzerello. Grazie a tutti, un abbraccio.